braccia, di cuore, di passione e di idee. Il nostro obiettivo, la maggioranza politica che ha vinto le elezioni e che sta governando con mille difficoltà e che ieri le sfida, è quella di aprirci sempre di più. Aprirci sempre di più con... Ti apri all'innovazione e ogni innovazione ha in sé dei rischi. Che amministrare, ha preso l'impegno dopo le elezioni politiche, lavorare verso dal fallimento. Ieri qualcuno ha fatto Ponzio Pilato, qualcuno se ne è uscito dall'aula, ma molti altri invece hanno votato a favore di migliorare di molto i servizi pubblici e i servizi essenziali. Ha avuto il torto di frequentare lo stesso liceo che ho frequentato io ormai molti anni fa, e poi ci siamo rincontrati da quando è cominciata questa avventura, che gli assessori sono nominati e i consiglieri comunali sono eletti dal popolo. Soprattutto la passione e la competenza con cui ogni giorno si spende nella nostra città, quello che è il pensiero politico dell'amministrazione. La giunta con cui a breve, tra poco, da subito andremo a lavorare insieme e per l'affettuosa accoglienza. E devo dire, ringrazio il capo di gabinetto. La sfida è quella di aprirci sempre di più. Aprirci sempre di più con... come mi ero impegnato a fare. Ci siamo tutti? Ci sono. Pronti? Sindaco, oggi ma bene che abbiamo fatto un ribasso, ma il sindaco non si può sostituire. Scusate. No, vai. Sindaco, oggi due nuovi assessori, due figure particolari, e partiamo da Alessandra Clemente. Sì, si apre una fase importante per la vita della città dopo l'approvazione ieri del Consiglio Comunale del Piano di Riequilibrio, una pagina storica che ci fa uscire dal tunnel. Oggi è un segnale forte. Un segnale forte alla città perché ci vogliamo aprire ancora di più con Alessandra innanzitutto ai giovani. Quindi ci sarà un assessorato esclusivamente dedicato ai giovani, alla creatività e all'innovazione. Io penso che noi pensiamo che la creatività ha una grande forza culturale ma anche economico e sociale nella nostra città. Alessandra la saprà interpretare, ma soprattutto avrà quella capacità di aprire moltissimo, includere. Questa è una città che ha bisogno della partecipazione di tutti, perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte. E poi anche la scelta di Carmine Episcopo, un architetto, professore della facoltà di architettura, una persona che conosco da molti anni, che ha una grande capacità di interpretare quello che è uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione, e mio in particolare, cioè un utilizzo partecipato degli spazi pubblici, lo spazio urbano, i beni comuni, i luoghi pubblici, gli spazi negati, la grande potenzialità politica che ha una concezione di questo tipo. Quindi abbiamo affidato a due persone giovani che non vengono dai partiti e dalla politica tradizionale un ruolo politico senza precedenti. Vediamo che cosa saremo in grado di fare, quindi siamo molto entusiasti, siamo molto carichi.